Oggi andiamo a fare una ricetta straordinaria, ovvero la tempura, la frittura famosa giapponese. Qui abbiamo dei gamberi che abbiamo sbusciato, abbiamo tolto il budello e ora vi faccio vedere come si lavoreranno. Una delle cose che ho visto fare in molti filmati su YouTube è quella di fare delle piccolissime incisioni così e poi fare una sorta di X sopra. Deve essere una cosa dove non dobbiamo forzare troppo. Nel frattempo, come vedete, ho messo l'olio. Ora a questo punto andiamo a preparare la pastella. Un uovo. Lo rompiamo. E poi qui abbiamo, vedete, dell'acqua gassata congelata. Andiamo ad aggiungere dell'acqua. Misceliamo. Andiamo ad aggiungere la farina. Cominciate a metterla un pochino per volta, non la mettete tutta insieme. Non vi preoccupate se ci sono dei grumi, perché comunque non è importante. L'importante è fare molto velocemente questa operazione in modo tale che comunque rimanga sempre molto molto fredda. Questa è la densità, vedete? Come se fosse una sorta di pastella molto molto liscia. Allora, andiamo a controllare se l'olio è caldo. Lo vedo perché si vengono a creare delle bollicine intorno. E l'operazione che da fare ora è molto semplice. Quindi prendiamo per il codino, vedete? Passiamo nella pastella, facciamo sgocciolare bene e via! Tuffiamo nell'olio. Ecco qua. Naturalmente i primi, vedete? Quando arrivano a questa colorazione sono pronti. Le prendiamo e le mettiamo sopra una griglia. Perché metto sopra una griglia e non sulla carta assorbente? Perché comunque voglio che si mantengano sempre molto croccanti. Invece a contatto con una superficie in quel modo tendenzialmente creerebbe una sorta di vapore che fa diventare molto più molla, diciamo, la nostra pastelletta. Togliete queste parti, vedete, queste parti qui di pastella perché tendono poi a bruciarsi. Assolutamente fantastica questa frittura. Allora, ora sposto leggermente dal fuoco la nostra padella, che naturalmente utilizzerò lo stesso olio per friggere anche le verdure, però le friggerò con una pastella leggermente differente. Quindi intanto sposto i gamberi. Potete utilizzare molti tipi di verdure. Qui ho utilizzato quelle che, diciamo, sono le verdure più comuni, ovvero zucchine, carote e patate. Vado ad asciugare. Mi raccomando, questa è un'operazione che va fatta abbastanza bene. Ecco qua. Ecco, ora le tengo un attimino qui, il tempo che preparerò la pastella. L'olio è sempre ben caldo, lo riavvicino. Vedete, ho tenuto il fuoco acceso, quindi ora lo riavvicino in modo tale che riprenda subito la temperatura. Qui al contrario, non parto dai liquidi ma parto un po' della farina, quindi considerando quante sono le verdure, diciamo, mi regolo su questo per la farina che devo mettere. Sempre l'acqua frizzante. Cominciamo ad aggiungerla un pochino. La nostra pastella, differentemente per quella dei gamberi, è molto più liquida, vedete? Molto più liquida. Quindi vado a prendere le nostre verdurine, le tuffo nella pastella, così, giro velocemente, e poi vado a metterle direttamente nell'olio. Vedete l'effetto dell'acqua fredda? Crea questa sorta di pastelletta esterna che è veramente favolosa. Il sale. Ed ora è il momento di cominciare a togliere anche le verdure.
Anche in questo caso utilizzerò la griglietta in modo tale che rimangano sempre molto molto croccanti. Ecco qua, possiamo spengere l'olio, andiamo a mettere anche le nostre verdurine. Vedete, comunque non sono per niente oliose. Mettiamo un po' di patate, un po' di zucchine. Anche per le verdure dobbiamo aggiungere il sale. Questa è la nostra tempura. Buon appetito!